L'ABC del business e della tecnologia? Io sono Rudy Bandiera, vieni a scoprirlo con me su Aruba Business Community. Siamo in compagnia di Stefano Bertolotti, di Maico e Massimo Bandinelli di Aruba Business e il tema della giornata è il lavoro. Questa entità che ci sembra ferma nel tempo ma che in realtà sta cambiando profondamente e molto velocemente. Prima la digital transformation e poi il Covid hanno radicalmente cambiato il mondo del lavoro. Ormai si è parlato tanto di questo manager, per esempio, che ha smesso di lavorare dall'ufficio e da casa ed ha cominciato a lavorare in un camper, in piena mobilità. Qualcuno direbbe che è un nomade digitale. E ormai da 2 anni si parla di fuga dei talenti. Ma perché avvengono questi fenomeni completamente nuovi? Non per una mera questione economica o di stipendio, ma perché ognuno di noi vuole diventare qualcosa, ha delle ambizioni, vuole un lavoro che ami, che lo appassioni. E quindi oggi di questo parleremo, ovvero di lavoro e delle persone al centro. Allora Stefano, per le aziende ci sono 2 temi molto importanti in ottica di personale. Il primo è come attrarre talenti e il secondo è come riuscire a trattenere i suddetti talenti. Esatto. Per riuscirci è fondamentale agire in modo mirato. Oggi un'azienda non può più accontentarsi di cercare le persone o il talento, ma deve trovare la persona giusta. La persona giusta è quella che da un lato ha le competenze per stare nell'azienda e essere utile all'azienda, ma dall'altro anche le aspirazioni e l'azienda può in qualche modo andargli incontro. E da questa unione appunto nasce la possibilità di trattenere le persone in azienda. Come fare? Maico mette a disposizione dei propri clienti una suite di soluzioni che gli permettono appunto di indagare in primis le competenze hard che sono utili appunto allo svolgimento del compito, ma anche e soprattutto e sempre di più quelle che sono il quadro valoriale e le aspirazioni personali. Mettendo assieme quello che l'azienda può offrire in questo campo e quello che le persone vogliono veramente, si può dar vita a quello che è un rapporto lungo e proficuo. Il feedback continuo è utile per mantenere sincronizzati i valori e le persone. Ma non ci sono solo soluzioni proattive, ci sono anche soluzioni predittive che tentano di comprendere quando le persone sono in odore di uscita dall'azienda e quindi poi possiamo provare a reingaggiarle con delle attività specifiche. Dobbiamo quindi immaginarci questo come un percorso con varie tappe ed ogni tappa ha una sua strategia mirata e una sua applicazione che sostiene questa strategia. La raccolta dei dati e la loro conseguente analisi ci mette anche di fronte a delle problematiche piuttosto complesse e ampie, per esempio la privacy, la gestione stessa dei dati. Quindi come possiamo a livello anche infrastrutturale a gestire appunto la problematica? Beh, intanto oggi è impossibile immaginare un'applicazione efficace che non si basi sulla raccolta e lo studio e analisi dei dati. Quindi è gioco forza imbattersi in queste problematiche. Noi, Maico, le affrontiamo col concetto di privacy and security by design, che ci permettono sin da subito di irrobustire le nostre applicazioni, essendo poi le pietre angolari sulle quali fondiamo tutto il nostro ecosistema. Ma non basta la parte applicativa, assolutamente, serve anche una parte infrastrutturale che ci permetta di mettere al sicuro il perimetro di attacchi, che ci permetta di dialogare col partner per avere un continuous improvement. Poi non dobbiamo nemmeno dimenticare la possibilità di sopperire a picchi di utilizzo che vadano ben oltre quello che è stato preventivato all'inizio del progetto. Secondo me, Massimo, c'è un tema relativamente sottovalutato. Mi spiego. Quando nasce un'azienda, quelle che tutti chiamiamo startup, tanto menzionate, tanto note, si prendono in considerazione tantissime problematiche, ma una di quelle che non viene quasi mai presa in considerazione è lo scale up, cioè lo scalare, il crescere prepotentemente. Mette di fronte a delle problematiche che non ci si aspetta. Come possiamo gestirle? Allora, io lavoravo nell'IT a fine anni 90 e la scalabilità significava montare, installare tantissimi server all'interno di REC. Era un lavoro tutt'altro che on demand, ok? Era molto, una componente manuale era molto forte. Da quando è arrivato il paradigma del cloud, quindi dell'as a service,
aziende come Maico si rivolgono a dei cloud provider come Aruba Business, che gestiscono il livello più basso dell'infrastruttura, ti gestiscono la sicurezza fisica, il rinnovo dell'hardware. Quindi è lì che nasce la vera sinergia. Aruba Business si occupa dell'infrastruttura e di tutto quello che comporta anche la sicurezza fisica, mentre l'azienda si può concentrare sullo sviluppo della sua applicazione. A questo punto, ragazzi, abbiamo visto come il mondo del lavoro è stato profondamente cambiato negli ultimi anni e stia ancora cambiando in maniera estremamente profonda. Abbiamo parlato di tecnologie complesse come intelligenza artificiale, algoritmi predittivi, analisi dei dati, quindi privacy e tutti i discorsi correlati. E in questo modo stiamo riportando, da un certo punto di vista, con tutte queste enormi, gigantesche e meravigliose tecnologie, al centro la cosa più importante di tutte, ovvero le persone. È vero. E mi fa piacere che la persona sia tornata al centro, perché Maico, noi crediamo che per valorizzare queste persone sia fondamentale l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione. E quindi analisi predittive, smart recruiting, feedback continuo sono alcuni degli strumenti che diamo ai nostri clienti per poter trovare i talenti e poterli valorizzare. D'altro canto, anche le persone possono beneficiare di queste tecnologie per avere una vita professionale che sia assolutamente in sintonia con i propri desideri e che sia tesa a una crescita professionale e personale. In generale, crediamo in Maico che la tecnologia deve essere di supporto alle persone, è per questo che lavoriamo tutti i giorni insieme ai nostri partner. Infatti noi di Aruba Business supportiamo Maico nella gestione del perimetro di sicurezza dei dati, della loro integrità, dei backup e del livello di servizio. Io, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere stati estremamente chiari, avere spiegato concetti complessi e soprattutto per avere riportato davvero al centro la cosa più importante di tutte, che siamo noi, gli individui, le persone. Grazie anche a voi per essere stati con noi. Fuga di talenti e digital transformation. Le nostre aziende come possono far fronte a questi fenomeni? Prima di tutto introducendo tecnologie che siano in grado di mettere gli individui, le persone al centro. E poi la raccolta dei dati, l'analisi degli stessi e algoritmi predittivi per cercare di capire che cosa accadrà. In seguito prendere questi dati e metterli al sicuro, un'infrastruttura tecnologica che sia appunto sicura, allineata al GDPR. Ed infine dei backup customizzabili, che siano personalizzati.